Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi della propagazione delle fragole per stolone. Allora, io ho acquistato delle fragole nuove da mettere a dimora, siamo in autunno, queste serviranno per la prossima primavera. Mentre pulivo le mie fragole, quelle che hanno fiorito quest'estate, mi sono accorto giustamente che a loro volta hanno emesso degli stoloni con delle nuove piantine con le loro radici. Questo avviene. Naturalmente non bisogna fare nulla, nel momento in cui lo stolone tocca terra, la piantina emette le radici e si ripropaga a sua volta. Ora questo è un buon modo per replicare la pianta madre, infatti le caratteristiche delle due piantine saranno identiche. Ora semplicemente trapianterò questa piantina con le sue radici in questa posizione qui. Quando la piantina avrà attecchito potrò recidere lo stolone. Vi faccio vedere. Ho trapiantato la piantina che vi ho fatto vedere prima. Ho lasciato collegato lo stolone. Adesso lo terrò per qualche tempo, 2 o 3 settimane, dipende la reazione che avrà questa piantina. Quando vedrò che avrà completamente attecchito, allora lo posso recidere. Sia di qua che di qua, ovviamente non lascerò alcun troncone. Questo lo potete fare in modo indefinito. Qui ce n'è un altro, farò un altro buco qui e farò la stessa operazione. È un buon modo per non buttare via nulla. Se la pianta è vigorosa come questa che mi ha dato un sacco di frutti, perché non utilizzare ciò che ha creato lei stessa? Poi a parte trapianterò le mie piantine. Quindi se avete questa fortuna, utilizzatela, vi consiglio di utilizzarla. Vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima.